This is a preview. Allora, buongiorno a tutti. Puntatona eh, sulla RC Italiana, Ernesto Migliacci. Eccolo, benvenuto Ernesto. Ciao Alberto, buongiorno a tutti. Figlio legittimo e anche desiderato e amato del grande Franco Migliacci, dotato anche di fratello, non vorrei dire. Dotato di fratello e di sorella. E fratello e sì. sorella. Mediano. Allora, io e Ernesto ci siamo presi questo carico pazzesco. L'onore e l'onere, come si suol dire, vero? scusa, sono un po' così, faccio un po' lo spiritoso, ma no, l'onore e l'onere di raccontare una storia pazzesca che è quella della dell italiana, che entrambi amiamo spudoratamente, c'è cioè, un amore, il tuo ancora più del mio, perché l'hai frequentata, eccetera, io molto meno di te, ma sempre ammirata. Allora. Io do la stura, questo inizio, su questa prima puntata dell'RCA italiana che riguarda gli anni 60. Noi siamo, siamo concentrati, però diamo due cenni storici sulla nascita dell'RCA che effettivamente prende il nome di RCA italiana nel 1954. Ci sono, cominciano la pubblicazione di dischi assolutamente tutti gli americani della casa madre RCA Victor che è Notissima RCA e poi dal 1957, Carlo Ernesto, come tu ben sai, tutto il personale viene spostato in via Tiburtina. Tra l'altro, con la sede non ancora terminata. RCA vanta già questo primo record, cioè è un record pazzesco se ci pensi, mi direi anche la tua opinione. C'è cioè quella di raggruppare il primo esempio, dove hai uffici, eh, sale d'incisione. Mensa per, mensa per gli operai, stampaggio, insomma, in, campo per la prima di E che cosa? campo il... di calcio? Aveva anche il campetto di calcio. Anzi, ah, già, calcio. già, dove si vede ci sono dei video. Cosa sì. ne pensi già di questo primo primato della ricerca? Che già mi sembra pazzesco, no? Era, era veramente un villaggio, un villaggio col suo sceriffo, che poi diremo anche chi era il suo sceriffo, e, e era veramente per chi è entrato come me da bambino e poi ci è cresciuto perché ha cominciato cantando nei cori dei cartoni e ci arriveremo, e poi frequentando le sale, insomma, prima per gioco, poi ovviamente piano piano per lavoro, era un, un, una favola, un posto incredibile, come per un giovane attore che sogna di fare, un giovane che sogna di fare l'attore. Sbarcare a Hollywood negli studios. E ecco, per noi erano proprio gli studios, questa era la concezione. Quindi che tutto avvenisse come c'era Cinecittà eh, via Sant'Alessandro Sette o via Tiburtina a dodicesimo km, perché eh, a prescindere dagli ingressi. Dai due ingressi che si prendevano via era... Sant'Alessandro, no? Che poi era la famosa... la Sant'Alessandro 7, sì. Esempio, era... Via Tiburtina, chilometro 20, fu anche fatto un album con l'album di una compilation con scritto che si vedeva proprio la sede. Con scritto Via Tiburtina, chilometro 20. però scusa, vorremmo dire una cosa, cioè che fino alla fine degli anni '50. Melis non aveva l'autorizzazione, Melis che era poi il direttore generale, ecco lo sceriffo svegliamolo subito sto ceriffo Melis è il fulcro Ennio Melis. Melis non aveva l'autorizzazione dalla casa madre di fare produzioni in lingua italiana però lui se ne frega, le fa lo stesso esce con una serie di 45 all'inizio degli anni 60 tra cui una botta da un milione di copie di Nico Fidenco legata a un grande registrato e lì Improvvisamente gli americani dicono: Produci perché eh, no? È avvenuto sì. questo miracolo no, negli anni, nei primi anni '60. Sono sì, due i dischi che credo abbiano segnato la svolta: eh, Nico Fidenco e Gianni Mercia con il Barattolo. Che anche quello fu un successo clamoroso. E si raccontava che grazie a questi due brani, a questi due dischi venduti eh, a dismisura si fosse poi realizzato tutto il complesso e questo per far capire anche all'epoca cosa voleva dire vendere eh, i dischi eh, ma... se ne vedevano anche parecchi senti ah, vogliamo sì. sentire a questo punto un contributo di Edoardo Vianello che ci racconta la sua, il suo arrivo all'RCA insomma ah. i suoi primi passi all'RCA via col contributo ah, stato sono stato quasi vent'anni all'RCA e devo Devo tutto all'RCA se ho avuto successo nel mio lavoro, grazie ai mezzi che mi hanno messo a disposizione: gli uomini, all'idea di, di come eh, si gestiva una casa discografica che ci permetteva di incontrarci spesso con i colleghi, con, con gli altri autori. Eh, L'RCA organizzava tante convention che erano dei pretesti per, per metterci a confronto, per, per stimolarci, per stimolare la nostra creatività. Quindi avrei tantissime cose da raccontare a Riccia, naturalmente non posso e mi limiterò a dire come sono approdato alla Riccia. Io stavo cantando, cioè cantavo, ero, mi ero infilato in uno spettacolo che facevano una, una mattina al Teatro Adriano a Roma per i Mercati Generali, un spettacolo importante perché presentava Enzo Tortora con artisti in quel momento molto noti come Nilla Pizzi, eh, Claudio Villa. Bene, io cantai, ebbi un successo incredibile. Eh, era la prima volta che cantavo una mia canzone in pubblico. Nel retro del palcoscenico si presenta un signore distinto, Mr. Novak, che mi invita a fare un provino per la RCA, consegnandomi un biglietto da visita. Io rimasi sterefatto, però non avevo il coraggio di chiamare la RCA, quindi ho, ho tardato quasi due mesi. Eh, facevo delle prove a casa con la chitarra, non mi sentivo mai pronto. Finalmente eh, ho fatto la mia telefonata. E sono invitato a presentarmi rapidamente alla RCA in Viale Pola dove aveva uno studio sulla Lomentana io sono arrivato con la mia chitarra, mi hanno fatto entrare in una sala e c'era un altoparlante enorme che non avevo mai visto, una così grande e vita mia dal quale esce una voce che dice dica nome, cognome, titolo della canzone, autori io dico Edoardo Vianello, via Etruria 12 Roma, chi siamo di Rossi Vianello e canto questa questa canzone, dopodiché me ne fanno cantare un'altra, 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 quattro. Fanno Poi mi chiedono di cantare una canzone non mia, io mi ricordo che feci arrivederci di Bindi. Dopodiché fui commiatato con la classica frase Le faremo sapere. Naturalmente la notte non ho dormito perché cercavo di ripassarmi tutto quello che avevo fatto quel giorno eh, studiando se avessi sbagliato qualcosa, ma il giorno dopo mi arriva una telefonata da parte del maestro Lilli Greco che mi invita ad andare negli uffici dell'RCA sulla Tibortina. Arrivato lì mi presenta il dottor Zeppegno, che era un altro eh, assistente musicale dell'RCA, dell e insieme mi conducono da Vincenzo Bicocci, che era il direttore artistico. Bene, Vincenzo Bicocci mi ha proposto un, un contratto, io sono riservato di farlo vedere a mio padre, perché non ci capivo niente, era un contratto scritto eh, con caratteri piccolissimi, con bille e postille, eh, lo fece vedere a mio padre, il quale mi disse: Ma che, che stai a discutere? <ride> Firma il contratto, chi altro ti fa fare un disco? Cioè, anche se questo è un contratto che vale solo per loro, per te non vale assolutamente niente. Vabbè, io eh, ho, fatto, ho firmato questo contratto e ho realizzato il mio primo disco. Il mio primo 45 giri erano due canzoni che si chiamavano Mal guardate, è troppo piccola. E lì praticamente è iniziata la mia avventura alla RCA, alla quale sono molto grato. Senti, um, una domanda ti faccio, ma qui c'erano già due personaggi che poi sarebbero diventati leggendari entrambi. Lilli Greco, produttore, che è stato un produttore, diciamo, il produttore di, non di tutti, però ha inventato forse la figura del produttore di studio, e Venio Morricone, perché tu sai benissimo come la storia del barattolo, che lui fece proprio rotolare un barattolo in studio. Quella già era una novità pazzesca, no? Ecco, devo dire che il merito di, di Melis fu anche questo, proprio quello di creare un team, un Dream Team, quindi fatto di personalità eccezionali a partire proprio da eh, Lilli Greco, ma Mario Cantini, eh, Zeppegno, Ornato, eh, ognuno aveva Michelini, ognuno aveva il, il suo ruolo e tra tutti ovviamente perché capitava di lavorarci più spesso in studio. Eh, perché poi è tornato diverse volte, anche se poi ha lasciato, fu proprio Lilli Greco. E Lilli Greco aveva, a parte una padronanza eccezionale dello strumento, un pianista eccezionale, ma aveva sempre questa voglia di eh, lanciare l'ostacolo al di là dell'asticella, del mure. Devo dire che in questo era eccezionale. E poi parliamo anche del, del uh, settore artistico. Eh, all'epoca gli arrangiatori che venivano chiamati erano eh, nomi del calibro che all'epoca erano eh, dei giovanissimi musicisti di estrazione classica come Ennio Morricone, Luis Bacalov e Armando Trovaglioli, per dirne tre. Cioè, mh, tanto per C'era anche tre. Luis Enriquez a un certo momento. Il Luis Enriquez Bacalov, sì sì. E... Poi arrivò Ruggero Cini, ma questo è già, già alla fine delle cosa, Però non possiamo non parlare di suo papà. Perché Franco Migliacci, insomma ragazzi, senza Franco Migliacci, io lo dico con un'invidia pazzesca, non ci sarebbero stati dei successi clamorosi. Perché intanto l'inventore di Gianni Morandi insieme a Zambrini, Migliacci e Zambrini hanno firmato dei successi all'inizio con Gianni Morandi, e poi proprio è stato uno, forse anche, come tu mi avevi raccontato in una telefonata. Andando negli Stati Uniti, ha scoperto anche la figura del produttore, come è andata sta cosa qua del produttore americano che ha era, era reduce dell'esperienza dell meravigliosa del sogno, veramente di, nel blu dipinto di blu che aveva condiviso con eh, Volare che aveva condiviso con Modugno, e, e Mimo gli disse: proprio: eh, vieni con me negli Stati Uniti o, oppure la casa discografica ti mette a disposizione questa cifra, questo budget. Franco non ci pensò due volte e disse andiamo negli Stati Uniti. E girarono non solo gli Stati Uniti ma tutto il mondo, ma la, la cosa bella degli Stati Uniti fu che al ritorno lui tornò con tutta una serie di idee, a prescindere fu sconvolto da, eh, da come si viveva la musica lì. Scoprì il mondo dei teenager, che in Italia c'era il mondo della musica per bambini e la musica per adulti. Teenager non erano considerati. E quindi quella fu già una prima scintilla che si portò dietro per qualche anno. Quando arrivò in RCA, e, eh, ci arrivò anche grazie a Gianni Meccia, con il quale insieme a Modugno c'era un'amicizia, un sodalizio incredibile, un'amicizia al di là del rapporto professionale e della stima, eh, infatti eh, Franco scrisse con Gianni Meccia il pullover e adorava questo personaggio che eh, ricordiamoci aveva cantato in televisione la eh, famelica Odio tutte le vecchiette. Come no! Un brano <ride> che fece scandalo però come era proprio nello spirito di Modugno e di Franco eh, che adoravano le cose che erano fuori dal comune, che erano diverse da tutto e quindi quello spirito di Meccia fu subito condiviso da Franco e cominciarono a lavorare insieme e, e da lì poi cominciarono in, devo dire fu un periodo un'alchimia proprio congiunzioni astrali, una serie di cose per cui 60-61 Franco dopo Volare aveva scritto Tintarella di Luna che era cantata altro eh, successo Parmina, altro successo pazzesco e ecco, lui era tornato dagli Stati Uniti, infatti fu il primo twist, era tornato dagli Stati Uniti con quell'idea lì di questi pezzi belli, veloci, anche se... Senti, modulo... ma, ma Tintarella di Luna, eh, secondo me... Sai che io mi leggevo il testo un po' di tempo fa. C'è un testo di una moda... è fantascientifico, è surreale. Cioè, la ragazza è quella che diventa, si vuole diventare bianca con i raggi della luna. È un'idea che, che veramente devi essere un visionario per avere... Cioè, e tuo padre in questo, per certi versi, lo è anche stato, lo è stato, lo è nel senso che ovviamente, ma io sto parlando adesso dei successi del passato comunque volevo dire una cosa, cosa ma, Alberto, eh, ma la, anche Vianello ha creato un genere io Vianello gli ho riconosciuto eh, una aver inventato la canzone estiva cioè, in fondo dobbiamo, lui sei è nato con abbronzatissimo, il peperone, guarda come dondolo, tutti i successi estivi micidiali anche lui è e stato un bel, un bel venditore di dischi. Eh. Edo Edoardo Vianello, a parte, devo dire, eh, l'originalità dietro c'era anche nella scrittura dei testi Carlo Alberto Rossi, sì. Carlo eh, Rossi. Carlo, Rus eh, Carlo Rossi, scusami. È sempre molto poco nominato, stranamente, viene molto poco ricordato. Carlo Rossi era bravissimo, secondo me. Perché in Italia abbiamo un po' questo vizio, secondo me, cioè si ha questo vizio che le canzoni considerate di musica leggera, un po' troppo leggera, vengono considerate un pochino come una musica meno nobile, quando invece sono quelle che ci fanno stare bene, ci fanno Assolutamente. divertire. Ci fanno... Assolutamente. E, e tu da autore, grande autore quale sei, sai molto bene quanto sia più difficile far divertire Assolutamente piuttosto che magari far riflettere, che perché riflettere basta esprimere un concetto profondo più o meno. Come io dico sempre, eh, fare una bella canzone con degli accordi sofisticati non è poi così difficile se hai una padronanza dell'armonia. Fare una canzone di successo a maggior ragione con quattro accordi, tre, eh, lì sono cavoli perché ce ne sì, sono. Sì. Tanti. Dimmi una cosa, ma mh, possiamo riconoscere che qui forse il primo errore di Melis, genio assoluto, premettiamo pre che genio assoluto, eh? cioè, non, non si... però che la perdita di Modugno forse fu un po' una sconfitta perché oltretutto lui era RCA, aveva già fatto delle cose in radio che poi avrebbe sposato la Gandolfi perché faceva quella trasmissione in radio tra l'altro dove faceva la sveglietta, io mamma e te tu, la donna Riccia, che erano già dei successivi. Come mai secondo te, sono, non so se tu lo sai, se hai notizie del perché Melis si lasciò scappare Modugno che poi finì alla Fonicetta per fare volare? Che, voglio dire, allora, hai notizie? Facendo, alla curci. Allora, allora guarda, curci. Eh, che io eh, sappia, eh, ci fu un cioè il brano eh, volare non, non venne accettato, ma forse proprio lui come artista. Non dimentichiamoci che Modugno per l'epoca era considerato veramente un rivoluzionario perché un po' capellone, un po' zingaro, un po' ur urlatore, non era il classico cantante. Quindi quello che eh, mi racconta Franco è che alla fine veniva sempre visto eh, come un personaggio. Folcloristico, quindi non veniva mai preso seriamente. Devo dire, Gramitto fu il primo a prenderlo seriamente eh, e fu il primo a, a dargli anche questa grande, a investirlo della, 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 del ruolo del cantante. Sì, sì. Perché, sì, sì. Eh, in realtà nel blu dipinto di blu l'idea era che lo dovesse cantare qualcun altro e invece. Di Vabbè, bene, comunque però... diciamo che è un peccato veniale perché poi oh, bene, si ha fatto successi, si è successi senti nel 63 scoppia la bomba rita pavone scoppia da riccia vince da riccia questo festival degli sconosciuti registra questa canzone di vianello con il testo di chi era la partita di pallone la partita di pallone carlo allora. rossi no credo sì Sai che non, non, non ci siamo informati su questo, ma non, non è importante. Comunque, la partita di pallone diventa un successo mostruoso. Io penso che mi ricordo, ho un episodio, vedevo studio 1. Ho visto la Pavone a studio, forse ho alta pressione, non mi ricordo più se era alta pressione che c'era questa, questa trasmissione, alta pressione presentata da Renata Mauro, c'era anche Walter Chiari, dove arrivano tutti i cantanti più dei teenager, Pippino Di Capri, poi c'erano anche Morandi, e lei fece la partita di pallone. E io il giorno dopo avevo un negozio di dischi che si chiamava Replane, pensa come sono preciso, di fronte a casa mia e ho acquistato immediatamente 45 giri. L'avrò sentito quel giorno 30 volte. Era una canzone incredibile. Sì, sì, sì. E in quegli stessi anni, non voglio dire in quello stesso anno, non voglio dire quella stessa puntata, ma poi ci sono delle registrazioni di archivo bellissime che ogni tanto passano in televisione. Eh, ci fu una puntata dove la Pavone poi cantava con Morandi, si alternavano e Morandi uscì con Andavo a 100 allora, eh, il suo primo brano, anche lui veniva, lui in realtà veniva da Monghidoro, ma passò attraverso un provino, eh, Franco ascoltò questo nastro che racconta, gli, gli cadde quasi tra i, tra i piedi, così per, nella sala dei provini. Ascoltò questo ragazzo che cantava questo pezzo di caber non arroscire quando mi guardi, quando ti guardo e si innamorò di questa voce. Lo mandò a chiamare e Gianni si presentò al bar dell'RCA e Franco dice io ricordo, siccome ti ricordi, il bar dell'RCA aveva questo grande finestrone e dice io ho visto quest'ombra di questo ragazzo, ricordo queste grandi mani che mi vengono incontro, un sorriso incredibile, una simpatia incredibile. E il provino andò molto bene. E, e da quel momento Franco comincia a pensare a dei brani, a delle canzoni. Eh, cominciarono con Andavo a cento all'ora eh, e poi eh, Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte. Eh, una no, serie. prima in frazioni. ginocchio. Yeah, prima Fatti mandare dalla mamma in ginocchio da te. E eh, infatti qui ci fu eh, Andavo a cento all'ora, eh, poi altri singoli, poi Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte. E poi, prima di inginocchio da te, ci fu la grandissima discussione con Melis, eh, grandissima discussione ma costruttiva alla fine, perché Melis aveva questo grande pregio, che dice sempre Franco. Eh, era uno che ti diceva: eh, Stai sbagliando, secondo me stai sbagliando, ma sei convinto? Vai a sbattere contro il muro e poi ne riparleremo. Incise eh, In ginocchio da te con tutta una storia che poi magari possiamo raccontare con Moricone, che fu molto divertente riguardo l'arrangiamento. No, raccontiamola subito, quella che l'arrangiamento, lui disse tenetevi questa merdaccia, non, sì, sì. non era sì. piaciuto l'arrangiamento, il primo arrangiamento mi pare. Perché Franco aveva in mente un brano, ehm, è ovvio che Ritornerò in ginocchio da te, già era un testo molto importante e inusuale per l'epoca. Era quasi scandaloso, cioè, un uomo che si metteva in ginocchio a una donna, no, non era un qualche cosa che si poteva ascoltare. Poi, ancora di più, un ragazzino, insomma, Franco era molto convinto che Gianni dovesse fare questa svolta qui, per cui eh, portò questo brano con la musica di Zambrini e Ennio Melis non voleva farlo perché dice: Ma come abbiamo preso questo filone di canzoni belle e allegre, un personaggio allegro che. E Franco dice, no, è arrivato il momento del primo grande amore, vedeva Gianni crescere e dice, quando arriva il primo amore, eh, perdi totalmente eh, perdi il controllo e quindi eh, le, le emozioni devono, deve essere una canzone esplosiva in cui tutte le emozioni si devono percepire dalla prima all'ultima nota. Eh, Moricone portò un primo arrangiamento, lui era reduce dal grandissimo successo con Gino Paoli di Sapore di sale. Quindi portò un arrangiamento che un pochino strizzava l'occhio a quel sound lì, eh, però era un po' in punta di piedi, bellissimo, ma un po' in punta di piedi. Franco voleva qualcosa di più eh, stravolgente. Eh, tornò il, qualche giorno dopo con un nuovo arrangiamento, non dimentichiamo che eh, tornare con un nuovo arrangiamento vuol dire tornare con tutti gli orchestrali, 60 orchestrali, il coro, eh, e. E anche quella volta Franco gli disse di no. Moricone si arrabbiò eh, da morire e tornò una terza volta perché alla fine c'era una grandissima stima tra di loro, reciproca. E, e Franco disse: Questo è quello giusto. Bam, è... Barabam, tarabam, 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 tarabam. Senti una cosa, ma qui comincia proprio allora: gli anni '60 sono. Questi primi anni 60, hanno... Il, il 63 soprattutto, mi ricordo, ti dico cosa c'era in classifica dell'RCA: Sapori di sale, eh? cioè voglio dire, c'era Vianello con due pezzi, i Ivatussi con i flipper e, a, e abbronzatissima come Edoardo Vianello. Poi c'era insomma adesso, non te ne andare di Jimmy Fontana, se mi vuoi lasciare, Michele. Cioè ragazzi, l'RCA aveva invaso l'Italia con, con le sue produzioni. Se mi riuscirei poi arrangiamenti altro grande, Gian Piero Reverberi, Gianfranco Reverberi, i fratelli Reverberi. Qui cioè, l'RCA comincia a creare proprio un territorio che sembra quasi imbattibile, tranne ogni tanto dalla Ricordi che gli arriva l'Equipo 84, quella è un'altra storia. In ogni modo, senti una cosa, qui allora tra vita Pavone... No, di, mi, di, mi ha raccontato che lei non si è mai sentita figlia della RCA perché, essendo stata sempre prodotta da Teddy Reno e essendo Teddy Reno un uomo dell'RCA, c'era forse qualche problema di gestione dell'artista. Sai com'è, no? Quando, cioè che magari, questo è quello che mi ha detto lei poi, però naturalmente i successi li ha fatti con l'ERC. Noi in ogni modo qui abbiamo allora questa sequenza di artisti che sono tutti pazzeschi. Non abbiamo parlato però di Bicocci, che era no, in quel sembra. periodo il direttore artistico della... veniva dalla Ricordi però, giusto? Eh, lui, poi, no? lui poi andò in un secondo momento in Ricordi, ah. se, non, se non sbaglio. Eh, stavo dicendo se non. Vincenzo per... Mico fu preso perché era un grande venditore di dischi, del... aveva un negozio che vendeva più di tutti. Che... È, vero, è vero, era un grandissimo venditore di dischi e per questo insomma vuol dire che ci sapeva fare, e infatti, ci aveva fiuto. E, e diciamo che grazie a lui poi una serie di artisti della Ricordi vengono all'RCA. Perché poi ci... all'epoca c'era una grandissima competizione tra ricordi e RCA. E, e poi lui insomma ci fu un'andata un ritorno eh, venne da mh, ora non ricordo eh, di preciso a proposito di ricordi vedi che ci tradiscono eh, se inizialmente era su alla ricordi e poi venne a Roma o viceversa Però, ma non, non è importante questo non noi abbiamo già detto all'inizio che non siamo cronologici, che andiamo anche un po' per i nostri ricordi, però ci siamo dimenticati di Endrigo. Cioè, ragazzi, io chiamo solo te. Forse la ecco. più grande, più bella canzone italiana di sempre. Che ecco, forse anche uno dei primi cantautori, mh, anche se viene annoverato tra i genovesi, però lui è istriano, eh, però eh, ha quel mood lì. Infatti. Eh, abbiamo parlato di Gino Paoli, ma Sergio Endrigo aveva delle, delle poesie, delle, delle canzoni meravigliose. Quello forse un... lo portò Nanni Ricordi perché sai che Nanni Ricordi aveva fatto un'etichetta che si chiamava Tavola Rotonda ed Endrigo aveva ah. registrato i primi suoi pezzi su questa etichetta. Quando Ribicocci è passato alla Ricordi e Nanni Ricordi è venuta all'RCA si C è portato indrigo si è portato un po di gente indrigo ha fatto con anni ricordi eh, è vero che paoli se l'è portato con anni ricordi c'è stato questo scambio di un credito molto... fu ma a proposito sai che la, la cosa buffa a proposito di eh, in ginocchio da te faccio un, un piccolo salto indietro che quando il quel disco poi vendette un milione e mezzo di copie un milione e quattrocentomila copie e Morandi veniva da Fatti Mandare dalla Mamma, che era un successo, ma che era intorno alle 300-350 mila copie, quindi figurati che cinque volte tanto. Eh, C'era una delle gag più divertenti che mi ha sempre raccontato Franco, che si affacciava all'ufficio di Ennio Melis, mentre sapevano che le vendite 300, 400, 500, 600 mila e così fino a un milione e quattro e si affacciava, mostrava il ginocchio, come per dire ricorda, il ginocchio e scappava. E Melis lo rincorreva, oh Franco, Franco, aspetta! Perché magari dovevano parlare di altre cose, di vendite. E il bello dell'RCA era proprio questo. Prima, vedi, stiamo parlando di tutti questi artisti, eh, un pochino tutti i musicisti, gli autori, ti raccontano che si sapeva che la settimana successiva avrebbe dovuto registrare il nuovo... Eh, disco, fai conto singolo La Pavone, e allora erano tutti a lavorare per, e c'era veramente una selezione incredibile. Una volta individuata eh, la musica, si entrava, si faceva questa riunione con tutta l'equipe, il produttore esecutivo di studio che poteva essere, ecco, come dicevamo, eh, Lilli Greco o, o, o qualcun altro. E Anche poi... Luigi Tenco, eh? ah, Luigi Tenco, pensavo... lontano, lontano. Cioè tutte le canzoni, anche lui era, veniva da Mi Sono innamorato di te, Targato Ricordi, e anche lì Nanni Ricordi, devo dire che questo Nanni. Un, un po' dobbiamo sfatare una cosa. Che Melis viene, diciamo, viene ricordato come l'inventore dei cantautori, in realtà dei nuovi cantautori, perché i primi cantautori fu proprio Nanni Ricordi a scoprire. Ricordi quando era direttore artistico della Ricordi. Senti, mi dai qualche notizia sui ruoli che avevano questi dirigenti? Allora Cantini era alle, alla publishing. Cantini Zeppegno era... cosa faceva esattamente? Zeppegno. Allora eh, Zeppegno credo che sia stato un direttore artistico, eh, lui era un grande esperto pianista eccezionale. Eh eccezionale è stato eh, anche lui direttore artistico non dimmi... ma insieme a Micoci o con un ruolo diverso qui non si capisce bene questo non te lo, non te lo so dire sai eh, ricordo che a un certo punto ci fu la divisione tra reparto internazionale eh, repertorio internazionale repertorio nazionale eh, penso che all'inizio fossero c'era talmente tanto movimento talmente tanta movimentazione che probabilmente c'erano più di uno eh, infatti prima quando parlavamo dei flipper o dei, di questi gruppi meravigliosi, cioè non dimentichiamo che a parte le orchestre c'erano i gruppi e... Vabbè i rocks, abbiamo dimenticato Shell Shapiro con i rocks. E, e Lucio Dalla già bazzicava la, la, la RCA perché era l, 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 è stato anche cantante no? dei, dei flippers e, e registrava quindi anche con Edoardo Vianello e, e ha vissuto praticamente dentro l'RCA per anni. Il, Senti, ehm... ma com'è quella storia che mi ha fatto molto ridere? Dovete sapere che noi un po' ci siamo sentiti perché sennò fare sì, tutto sì. questo lavoro. No, la storia di Allegale, Allegale in 10, che, che mi ha fatto molto ridere. Cos'è che era successo con ah, Allegale? sì che eh, ovviamente dopo tutti questi successi però la critica era impietosa nei confronti di Dianello, per cui decisero di fare un lavoro fatto ad hoc su di lui, eh, con arrangiamenti sempre di Ennio Moricone che è, e mh, chiamarono Franco e in realtà per scherzo nacque questo, questo brano che era Lalligali in 10 e quindi quello che doveva essere magari la creazione di un... Un capolavoro eh? si ridusse a un, a un capolavoro di divertimento perché poi è stato un brano che ha spopolato e ancora oggi viene ballato nelle balene. Nelle... Ma la liga in 10. quindi lui racconta. Io, insieme a l'autore di volare, era di il calore, ho fatto la liga in 10. Senti, vabbè, Morandi. Morandi è diciamo proprio l'uomo il cantante degli anni 60 dei primi anni 60 senti io me lo ricordo all'inizio della sua carriera con questa voce molto tenorile molto rotonda un po' retaneggiante cioè era molto impostato Morandi all'inizio era uh, uh, uh. cioè tendeva a cantare tanto non, non, non hai tu questa impressione poi si è molto si è molto raffinato in seguito, no? Però i primi, se pensi ai primi brani e ai twist, Gokar Twist era un altro di quei brani, eh, lui in realtà aveva questa voce che era eh, molto melodica, però anche molto ritmica. Eh, con la trilogia In ginocchio da te, non sono degno di te e se non avessi più te, sì, uscì quella parte, anche perché non dimentichiamoci una cosa che... Eh, in uno dei, delle, degli incontri con eh, Zambrini, Franco una volta ascoltava brani che arrivavano anche da tanti autori, eh, e un giorno gli disse proprio a Zambrini: Ma a te cosa ti piace? Perché sai, all'epoca comunque eh, cominciava a uscire, cioè cominciava a uscire il jazz, il jazz già esisteva da tempo, ma la maggior parte dei musicisti eh, per Darsi un tono portava i pezzi jazz Franco diceva: la musica leggera e il jazz cioè sono due cose un po' agli opposti. Eh, il jazz è più improvvisazione, invece, la musica leggera ha bisogno di una melodia molto precisa. E, e Zabrini gli disse: Vuoi sapere a me chi mi piace? A me piace Puccini. E Franco gli disse: Benissimo, allora portami un brano. Eh, a ma e vedi che però torna questa cosa. Eh? E gli portò infatti quel, quel repertorio lì di Morandi, nacque a seguito di questa, chiamiamola discussione. Che poi era una eh, piacevolissima discussione perché, quando si discute di musica, eh, è la cosa più bella tra musicisti, tra artisti, è la cosa più bella che si possa immaginare. E quindi da lì nacque quella trilogia che poi venne interrotta da eh, tutta una serie di successi, da c'era un ragazzo che come me amava i Beatles. E lì cominciamo un po' a cambiare. Senti, però non possiamo dimenticarci di altri nomi enormi. Nel Daca, che canta, cantava in italiano delle, la, terza no, la, ter, la terza luna, uh, poi ha cantato Oggi per me un giorno inutile, poi ha fatto... Um, I tuoi capricci, altro successo I tuoi da... capricci, come no? I tuoi capricci. Poi ha fatto anche La terza notte di Luna, no, Poi c'era La notte la fatta luna. per amare, io me li ricordo. Compravo tutti questi dischi, poi non solo. Aspetta, Il mondo di Fontana nel 65, una canzone clamorosa ca anche di Lilli Greco. La canzone anche di Lilli Greco perché ehm, lì. Ehm... Jimmy aveva eh, la strofa e aveva il ritornello, gli mancava questo ponte, questo gira al mondo, gira nello spazio senza fine, manca... io, io sono quindi <ride> però gli mancava questa parte qui e quindi lui era rimasto inchiodato per diversi mesi. E dopo averci lavorato a lungo, finalmente uscì questa parte e il cerchio si chiuse e il cerchio del mondo si chiuse. E anche lì c'è stato un bellissimo arrangiamento firmato da Moricone che ha dato il uh, sigillo di garanzia e, e poi devo dire la voce di, di Fontana. Ecco, lui veniva dal, dallo swing, dal jazz, aveva anche lui una ritmica eccezionale nel modo di cantare e una voce rotonda. Sì, veramente... lui è stato, era, for, era molto forte. Senti, ma poi l'altra cosa che faceva le Reciaco i tempi è che ogni tanto invitava delle scolaresche e le faceva andare nel, 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 nello studio A, dove loro facevano ascoltare a questi bambini, a questi ragazzini, le canzoni per avere delle indicazioni. E, e poi gli regalavano, gli regalavano... Questa Anche questa erano... Vedi come erano avanti. Poi un'altra cosa, scusa. È vero, questi, ma questa aspetta è molto è, divertente, Alberto, perché eh, dai racconti, a proposito del, di questi episodi qui, perché durarono qualche anno... Venivano chiamati giovanissimi nello studio A, che era gigantesco, il più grande studio d'Europa. C'è anche un bellissimo aneddoto con Frenzi Natra, una di quelle leggende sì. che si raccontano, avvenuta proprio dentro lo studio A, e i ragazzi erano invitati ad ascoltare tutte le nuove uscite dei grandi cantanti, quindi da, da Gino Paoli, Sergio Endrigo, La Pavone, Morandi. E che cosa succedeva? Gli veniva chiesto di votare. La canzone preferita, e poi andando via, potevano però prendere un 45 giri come premio di questa loro partecipazione. Chi vinceva? Vincevano sempre gli artisti, diciamo più impegnati, quindi magari eh, Paoli, eh, Tenco, Endrigo, e. Eh, poi, quando dovevano portare via il disco era sempre quello di Vianello di Morandi, <ride> quindi le file dei dischi di Morandi, Vianello e la Pavone, sparivano e gli altri restavano. Da lì capirono che eh, in realtà una cosa era giudicare, un'altra cosa era il gusto personale. Quindi quando si mettevano in cattedra anche i bambini e i ragazzi cambiavano: perché sai perché? Perché quando tu sei eletto a giudice. Il tuo tipo di atteggiamento, io credo che sia un fatto naturale quando ti dicono che devi. Se tu, infatti, io cosa facevo a casa mia con le mie figlie? Io mettevo su un ultimo disco fatto, no? E lo facevo andare senza dire. Non è che vieni a sentire, lo facevo andare a un volume. Però... Se venivano ad ascoltarlo. Io guarda, ti un episodio che mi è successo con donne di zucchero alla Polygram. A un certo punto c'era il povero Sergio Poggi che è scomparso recentemente. Purtroppo in Thailandia in un incidente automobilistico. Vabbè, noi avevamo fatto sto donne, e lui lo mette in ufficio, ha un volume, nel giro di cinque minuti, tutte le, le segretarie del piano, che erano anche il, il terzo piano, era enorme, erano 30 persone a sentire Questo ci ha fatto capire, ma vedi che. Questi ragazzini poi alla fine diventavano dei giudici anche. È vero quello che dici però, che prima votano magari la cosa più figa più, che sembra più figa. Poi, Comunque abbiamo parlato di Fidenco, di, però Fidenco anche con te sulla spiaggia, disco per l'estate, altro successo con l'uso di queste vocine. L'uso di queste Fidenco vocine ha aveva... annullato una serie di successi incredibili. E... Torniamo sempre al discorso dell'invenzione dell'estate, no? eh, che è stata un po' un'invenzione italiana e gli anni Sessanta in questo eh, hanno dimostrato... Cioè, sarà la gioia. Io ecco, un'altra di quelle cose, quando sento eh, parlare eh, gli autori eh, di quel periodo lì, si parla di un'allegria, di una gioia, di una voglia di... Eh, è vero, è vero, è vero. era anche del... il periodo però dai eh, ma sai eh, sì. anche nelle altre piccole per esempio sei diventata nera dei Marcello Sperial sei come una lucertola di un certo Gio' Fedeli senti una cosa allora i rapporti RCA cioè Melis, Ravera non sono idilliaci negli anni 60 cioè per esempio nel 64 addirittura la RCA va a Sanremo soltanto con Gino Paoli che canta forse una delle canzoni più difficili della sua vita che si chiama Ieri ho incontrato mia madre che è una canzone, devo dirti, molto poco sanremese e per cui le riccia qui vi dico cioè diciamo che era come se ci fosse anche una difficoltà perché anche nel 65 non mi sembra che fosse presente cioè sembra quasi che andavano più al disco prestato al cantagiro che non... A, al festival eh, perché era una, una personalità anche lui molto importante, era il patron del festival e quindi spesso sì, si creavano questi scontri tra direttore artistico della casa discografica, direttore artistico del festival eh, non so, ecco in questo devo dire un pochino è cambiato oggi eh, per cui per fortuna il direttore artistico di un festival si rende conto che ha mh, bisogno del meglio di quello che c'è in giro e, e ascolta un pochino tutto e tutti. E oggi, questa è la dimostrazione che al festival ci troviamo tanti esponenti anche della musica più giovane, più, più giovanissimi. Senti, nel 65 avviene un'altra rivoluzione, nasce la ARC, cioè un'etichetta fatta apposta per lanciare i giovani. Io mi ricordo per esempio. Eravamo amici di Dino, era, che era una canzone difficilissima, e io ho, anche, ho comprato anche quella per dire quanto investivo nei dischi. Ecco, per esempio, anche in questo no, Melis è stato un rivoluzionario, quello di dedicare una, addirittura un'etichetta ai giovani dell'RCA. Sì, era, um, eh, devo dire che il, grazie anche al fatto che. Eh, c'erano diversi studi in RCA, no? abbiamo parlato prima del, dello studio A, del grandissimo studio A, eh, il B stavano giù, poi sopra c'erano il C e il D, c'era la, la sala dei Provini, ecco, questo permetteva e tutto lo staff artistico questo permetteva di sperimentare anche. Eh, poi in seguito nacque più in là negli anni 70 anche il Cenacolo, però sempre quella era la mentalità, cioè di coltivare. Le nuove generazioni, quelle che oggi eh, prevalentemente nascono su internet, su YouTube, all'epoca si coltivavano, ma anche, questo anche perché la gavetta degli artisti avveniva nel corso delle serate. Quindi, spesso eh, artisti che erano stati musicisti in qualche gruppo, in qualche band, poi diventavano cantautori, interpreti o no? È avvenuto anche con Battisti. Eh, prima abbiamo parlato di Lucio Dalla che cominciò anche lui come strumentista quindi sono, sono diversi gli esempi di eh, artisti che vengono da esperienze proprio la, la cosiddetta gavetta quella che, che ti forma, che ti fa fare le ossa e ti fa arrivare al momento giusto preparato e quindi... Senti, io vorrei parlare anche dei, di Alessandroni e dei suoi coristi che sono stati anche in questo caso nei, in certi dischi loro, come li faceva lavorare Morricone eh, lavoravano come una grande orchestra, ho avuto un'ammirazione per Alessandroni, noi avevamo qui 4 più 4 di Noro Orlandi che non, non scherzavano, però devo dirti che in molti dischi di, di, anche e soprattutto di Vianello piuttosto che di... insomma si sentiva, era molto importante questo, questo coro che veniva usato e come veniva usato no? Morricone mi ha raccontato una volta che lui scriveva sia per la Edda Dall'Orso che per Alessandroni pensando proprio a quegli interpreti che lui aveva a disposizione ovviamente erano degli interpreti eccezionali e lo faceva un pochino eh, per tutti i suoi musicisti strumentisti sceglieva ovviamente il meglio era molto esigente e lui eh, che eh, scriveva le, i suoi arrangiamenti guardando il pianoforte così mi ha sempre raccontato eh, Franco, e ovviamente aveva tutto in testa. Lui riusciva anche a capire quali erano le note che potenzialmente eh, esaltavano la mh, canzone e la personalità dell'artista. Del, Ernesto, dell dobbiamo andare un pochino più veloci perché siamo, abbiamo siamo già un'ora. No, okay. non è che è, però. Ora, no, io volevo sapere da te, io chiuderei con questo. Prima di tutto mi racconti l'aneddoto sulla fisarmonica che non lo conosco. La fisarmonica stasera suona per noi Morandi. Che okay. è questo aneddoto? Allora, l'aneddoto della fisarmonica è che durante una delle zingarate con Modugno, che cosa succedeva? Che quando soprattutto l'estate non si dormiva la notte. Franco mi racconta che eh, con Modugno prendevano spesso Gianni Meccia, Modugno, Polito, eh, prendevano e partivano e andavano in riviera spesso, oppure Forte dei Marmi, proprio grandi viaggi, lunghi viaggi da Roma, immagina, e stavano lì qualche giorno, cioè c'era eh, le cosiddette, quelle che poi eh, in amici miei vengono annoverate come le zingarate. Durante una di queste, eh, Franco mi racconta che arrivarono eh, a Rimini e da una balera usciva il suono di questa fisarmonica in lontananza. E Franco dice a lui: era un suono che l'aveva sempre un po' angosciato, perché sai ovviamente il mantice della fisarmonica gli aveva sempre dato un po' una sensazione un po' opprimente, però rimane ammaliato da questo suono. E da lì nasce l'idea di scrivere una canzone per la fisarmonica. Quindi, e, e devo dire che questo, questo episodio, ma come tanti altri, prima parlavamo di Tintarella di Luna, tantissime canzoni sono legate a, a un momento come quando oggi, purtroppo, con la terribile guerra dell'invasione dell'Ucraina eh, è, è tornata attuale più che mai, ma c'era un ragazzo che come me. È nata proprio da un articolo di giornale dove Franco lesse che gli America, i giovani americani bruciavano le cartoline che gli arrivavano per andare in guerra in Vietnam e da lì nacque l'idea con il giovanissimo Mauro Lusini che gli suonava la canzone alla chitarra a ciclo continuo e Franco scrisse questo testo oltretutto in, uno, eh, in un bar di Piazza del Popolo e nacque di getto in 10-15 minuti. E quindi tutte canzoni legate a un'esperienza personale. Ecco, solitamente eh, è questo che è incredibile. Prima parlavamo di Tintarella di Luna, la fidanzata di Franco gli diceva sempre «Franco, ma non mi porti mai al mare, le mie amiche sono tutte abbronzate!» Lui diceva «Eh, tutte di «Tu dille che prendi la Tintarella di Luna e hai la pelle candida!» e Quindi questo era... Vabbè, poi abbiamo avuto Notte di Ferragosto, altro successore. Poi, però arriva in Italia il beat nato King. con i Beatles in Inghilterra e arrivano i primi gruppi eh, che facevano nel caso dell'RCA abbiamo i rock su tutti, con la pioggia successi successe anche qui, tutte cover però, eh? e la pioggia che va a una cover, c'è una strana espressione dei tuoi occhi, okay, che colpa abbiamo noi. Però anche qua, ecco, non abbiamo parlato di Sergio Bardotti, altro ah. grande autore, scusa, bisogna citarlo, perché ah. Sergio ha fatto anche delle, delle, delle come si dice, le adattamenti, per cantanti francesi, come si chiamava quello che cantava Mavi? Non mi viene più in mente. Allora, non, non ricordo. Alain ah, Alain okay. ha fatto delle traduzioni, cioè degli adattamenti, e Bardotti è stato anche lui un pezzo grossissimo dell'RCA. Come no? Pezzo grosso dell'RCA è stato anche lui uno dei eh, produttori, ma anche proprio dei talent scout, perché anche lui aveva un fiuto eccezionale, devo dire che. Fece anche un ottimo lavoro con eh, tanti artisti come Patti Bravo, come prima parlavamo di Lilli Greco. Ma. Quello, quello non anticipare, non anticipare, no, dicevo che c'è però. No, poi attenzione: qui c'è un primo distacco perché Seggio ehm, Ennio Morricone pubblica per qualche dollaro in più ah, sì. no? e comincia a diventare un grandissimo autore di colonne sonore. Per cui il suo contributo ai dischi non c'è più, perché arriva Ruggero Cini al suo posto, che è anche molto degnamente prende il posto di Cini. Eccezionale negli archi, Ruggero Cini. Poi c'era Ringo, una, una pistola per Ringo, tutte canzoni fortissime queste qui, eh? anche qui, sì. successi. Sì. Sì, devo dire che tra sì. i gruppi, ecco, il beat anche quello lì è stato però un momento meraviglioso eh, e lì c'è un aneddoto molto divertente che eh, mi raccontò Lilli Greco sul fatto dei eh, musicisti che arrivavano lì e si riempivano la bocca dei grandi nomi no? dei... noi suoniamo eh, come i Rolling Stone o con... suoniamo come i Pink Floyd suoniamo come i Led Zeppelin Dice, poi li mettevo lì e gli dicevo ok fammi una terzina fammi una rumba rock fammi... e questi si impappinavano ecco Lilli, Lilli Greco era un personaggio del genere dice intanto mentre loro suonavano io mi mettevo a fare altre cose e questi eh, li smontava subito no perché eh, lui ovviamente pretendeva che dietro a un musicista ci fosse anche una conoscenza più ampia e più generale un po' della musica in generale c'era un po di atteggiamento però ci può stare perché era l'epoca prima del beat poi del vabbè il glam rock arrivò arrivò dopo però di Certo atteggiamento, quindi arrivav arrivavano questi gruppi all'RCA e ci fu un periodo preciso che ovviamente premevano perché, essendo l'RCA il tempio della musica, vestiti nei modi più improbabili, e... eh, come i figli dei fiori, no? tutti con queste giacche. Eh, nacque quel fenomeno e ancora di più scoppiò. Ci fu un altro aneddoto molto divertente. Un gruppo dell'RCA andò a Londra a seguito di una eh, serie di adattamenti di canzoni in italiano e in inglese, eh, però è perché si cominciava a respirare questa quest'area proprio del, del, dei figli dei fiori, del glam rock, del punk, del che arriverà dopo, però insomma, arrivarono su. E dice: Non vedevano nessuno, non vedevano nessuno vestito in quella maniera a un certo punto, all'orizzonte vedono apparire un gruppo di ragazzi vestiti, vestiti in maniera molto estroversa, molto colorata. Molto... Insomma, era Loredana avvertenzia, ma il gruppo che all'epoca Ecco, faceva... solo gli italiani. Sì. Gli italiani. Senti, poi Morandi fa una canzone meravigliosa che è Un Mondo d'amore. Che è sigla della trasmissione giovani. Io la seguivo perché mi piaceva molto perché parlava dei problemi. Era forse era andava su, alle nove di sera, era questa trasmissione. Era in, naturalmente c'era col bianco e il nero, e parlava proprio dei primi problemi dei giovani per cui c'era questa sigla che io anche questa canzone, prima. devo dire, grandissima canzone. Quindi, sì, sì. Um, e per cui, questo è già, eh, anche questo è diventato un, uno dei primi successi di quell'anno. Eh, devo andare un po' di corso perché sennò non usciamo vivi. Certo. E poi eh. c'è stato: Se perdo anche te, se perdo te. Eh, se per, però, anche questo aneddoto in studio, però, devi essere conciso. Un nuovo modo di cantare, ah, se perdo anche te, non se perdo te. Se perdo anche te, belli. anche questo penso Qual è l'aneddoto, però stringi, stringi. velocissimo. Eh, se perdo anche te era un modo di cantare per Morandi piuttosto inedito perché eh, era una cover, e Franco eh, che ovviamente sempre presente in studio con Morandi, gli suggerì di essere un pochino più leggero. Quindi accendilo tu questo sole che è spento di punteggiare le note. E anche lì diede una prova eccezionale Morandi e per lui fu un modo di cantare piuttosto diverso da tutto quello che aveva fatto fino a quel momento. E se perdo anche te che era il retro di C'era un ragazzo, perché non dimentichiamo che... Ah, non lo sapevo questo. C'era un ragazzo, non andò così bene. Le, da, le vendite di C'era un Ragazzo, anzi diciamo la verità: eh, ci fu un episodio anche lì, il, la, addirittura un'interrogazione parlamentare, perché il brano fu censurato dalla Rai. Gianni Morandi non poteva cantare Viet Cong e Vietnam, erano parole proibite, ovviamente. L'Italia, amica dell'America, non poteva schierarsi contro l'America, e Gianni fece una prima strofa in cui. Invece che dire Vietnam e Viet Cong, disse ta 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 perché queste erano le parole che sostituirono Vietnam e Viet Cong, nella seconda strofa non si tenne. E cantò le due parole che erano state censurate e da lì giorno, dopo interrogazione parlamentare, ha rischiato di essere bandito dalla Rai eh, Morandi e di essere censurato, eh. poi invece si capì che in realtà. La bellezza della canzone, il messaggio che si voleva mandare era un messaggio di pace e diciamo tutto andò in cavalleria. Senti, a questo punto ascoltiamo il contributo di Mimma Gaspari che è stata l'inventrice della promozione in Italia. Anche in questo l'RCA italiana con Meris sa questo record perché Mara Maionchi, mia moglie, riconosce a Mimma Gaspari il primato assoluto della ah, più vero. grande promoter italiana. Vai Mimma, dici cosa, daici il tuo contributo. Sono Mimma Gaspari, ho passato cinque anni della mia vita a lavorare alle messaggerie musicali e poi sono passata all'RCA per circa 20 anni, 20, 22, non mi ricordo neanche quanti anni, dove ho fatto la promoter, la psicologa l'amica di tutti questi cantanti di cui mi sono occupata e dei quali volevo tirare fuori il talento e finché non era venuto fuori io non ero contenta. Quindi mi sono occupata di Nada, Nicola di Bari, di Didon, di Patti Bravo, di Annacci, di Gabriella Ferri con la quale ho messo in piedi otto sabati insieme a Falqui, cioè Falqui ha fatto il regista insieme a Castellaccio e Pingitore di questo grandissimo show per otto sabati, cioè due show da quattro da quattro sabati e poi mi sono intestardita a far cantare Paolo Conte che non voleva cantare per niente e Gianni Morandi che nel 69 era convinto di, aver smesso, di dover smettere di cantare perché arrivavano i cantautori e non aveva il repertorio e secondo me lui era la più bella voce italiana e poteva cantare qualunque cosa mi sono intestardita insomma li ho fatti cantare tutti e due e mi sembra con grandi risultati perché Gianni ancora adesso è una voce che passa tre generazioni, è la più bella voce italiana secondo me. E Paolo è un assoluto genio, e l'ho mandato in Francia perché là mancavano di chansonnier, e secondo me lui era uno chansonnier, e infatti in Francia l'hanno subito adorato, in una piccola casa di dischi che si chiamava Chant du Monde, che faceva solo dischi di musica classica, ma si erano innamorati di lui, e così abbiamo cominciato anche in Francia, e da lì il suo grande successo. ha fatto con la RCA5, bellissimi LP, come si diceva una volta, gli LP e adesso sono CD e sono su Spotify, non lo so, insomma, comunque. Sono, lui ha circa 100 bellissime canzoni, sfido chiunque. E oltre a questo c'è il ricordo di una mia testardaggine. Io mi ricordo che non ero. non smettevo di pensare a chi non aveva ancora avuto talento e l'avrebbe meritato. E io su quello mi sono molto come dire. Spesa, ecco, si può dire così. E ho fatto una vita molto faticosa ma molto divertente, che rimpiangerò per sempre, perché la RCA purtroppo non c'è più. Ciao. Ok. Allora va bene, arrivano altre. C'è cioè, bisogna saper perdere a Sanremo, eh, Rox, Lucio Dalla. Ciao amore, ciao, la morte di Tenco. Qui bisognerebbe dedicare una puntata, non ce la facciamo perché qui veramente Tenco meriterebbe una puntata intera. Perché purtroppo perdiamo Tenco e va la bene. Sera. E poi arriva il 68, attenzione, arriva il 68 con le prime, c'è la prima frattura fra lo stato sociale e le richieste dei giovani che vogliono un mondo diverso, una vita completamente, cioè contestano quello che è il potere. Dello Stato, il modo di insegnare, le università, le cose. E qui entrano già in crisi un po' di artisti. Poi parleremo anche, magari, nella prossima, parleremo della crisi di Morandi. Però arriva la bambola, la bambola fa un successo clamoroso, ma esce anche. Vengo anch'io, no, no? No, dobbiamo andare più veloci, okay. dobbiamo andare a te fermo perché. L'aneddoto no, no, un un bellissimo che lei non la voleva cantare e Lilli greco gli dice: Vabbè, che ti importa? Butti giù una traccia di voce e poi dici che non ti piace. Invece, al primo colpo la cantò così bene che tutti rimasero così. E... Ma quante ne abbiamo viste di queste cose? Io ne saprei, ci sono delle cose che non possiamo raccontare perché cioè, ci sono i manetti in sala di ci sono io, ho visto delle cose che voi umani vabbè sì, Lasciamo perdere. perdere, vabbè dai, senti, poi c'è Chimera di Morandi, che secondo me, qui, secondo me Morandi qui comincia a perdere un po' di colpi. Il giocattolo, Chimera, tu che mi hai mai preso il corso, successo sicuri, però si sente che c'è qualcosa che comincia a mancare non solo in Morandi, forse non sono più, quelli, non incarnano più eh, gli artisti che vogliono i giovani, no? perché sta cambiando il mondo. Attenzione, c'è un successo pazzesco di Dino con gli occhi miei a Sanremo, in coppia con Wilma Goic. siamo sempre nel 68 e poi attenzione, a Sanremo arriva una canzone meravigliosa che si chiama Il Posto Mio, cantata da Domenico Modugno, che intanto era tornato all'RCA, in coppia con Tony Renis. Io non so se te la ricordi, ma era una canzone di un azzardo enorme con un testo veramente molto, molto coraggioso. La farfalla impazzita Arriva Battisti, che firma qui insieme a Mogol per Polanca e Gianni Dorelli, e poi le opere di Bartolomeo, sempre a Seremo, Rox the Cosmic, che nessuno se ne ricorda, ma, ma va bene. Senti, chiudiamo col 69, c'è cioè, Pensiero d'amore di Mal. In un negozio di dischi, mi dici tu che a migliaci ci viene l'idea del disco, Canzoni da regalare alla persona amata. Ma se sì. sei velocissimo, me la racconti velocissimo. Eh, Franco, che devo dire che il, molte delle sue esperienze, come dicevamo prima, a partire da farti mandare dalla mamma a prendere il latte, che era un modo per eh, trovare la scusa per andare per incontrare la sua fidanzata, lui eh, dice: eh, Io piuttosto che fare un regalo ipercostoso alla mia fidanzata, che cosa faccio? Gli regalo una canzone per lei. Quella che poi Vasco ha chiamato una canzone per te, per Franco era Il mio pensiero d'amore è questo disco. E quindi dal, da qui nasce quella canzone, che devo dire è interpretata in maniera eh, magistrale da Mal, molto diverso. Poi devo musica. chiedere scusa a Morandi, perché lui fa scende la pioggia, che invece, questo scende la pioggia, e forse è l'ultimo suo grandissimo successo. Poi attenzione, è Sanremo, 69. Nada, ma che freddo fa, arriva sto, sto scoiattolino di Nada con questa vociona pazzesca che impressiona tutti. Ma detto, l'amara era lì che la vedeva e diceva, questa ragazzina vincerà in festa. Non ha vinto, ma è come se l'avesse vinto. In coppia con i rock, che però, i rock non hanno raccolto niente. È stato tutto su un'aria successo. Però sai che scommettevano che non arrivasse al primo ritornello. Scommettevano che... Perché l'emozione, vedrai che giocherà un brutto... e invece come un treno andò avanti, devo dire che l'esibizione quando la si guarda ancora oggi si capisce subito, no? ti dà quel brivido. Senti Ernesto, io spero che abbiamo, abbiamo raccontato il possibile, perché questa, questa sì, roba qui sì. meriterebbe dei, delle, delle ore di settimana, perché abbiamo lasciato, tralasciato forse. forse delle cose su cui potevamo, però credo che noi abbiamo fatto il nostro meglio quegli anni 60 dell'RCA e ti do appuntamento per gli anni 70 che saranno anche questi pieni di, 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 di cose da dire per cui adesso io ti saluto momentaneamente e ci sentiamo tra un, tra un po' perché penso che la facciamo forse la facciamo oggi, non lo so, vediamo ciao <ride> ciao